Oltre Povoghera, parte la campagna abbonamenti per la stagione calcistica 2016-2017 e se fai l'abbonamento partecipi all'estrazione di un viaggio di 5 giorni per 2 persone. Per informazioni contatta ora il numero 0383 366215 o scrivi a oltrepovogheramarketing@gmail.com. Buon venerdì a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi 3 persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. In questi giorni il Senato ha approvato definitivamente la legge contro gli sprechi alimentari. Questa legge serve a dare un contributo nel ridurre gli sprechi alimentari di 1 milione di tonnellate nel 2016 in Italia. Nonostante questo, la situazione resta grave. Infatti, recenti statistiche hanno constatato che ogni italiano ha buttato nel bidone della spazzatura ben 76 kg di prodotti alimentari quest'anno. Lei cosa ne pensa dell'introduzione di questa legge? È favorevole? Sì, sarei favorevole se poi tutte le cose fossero fatte nel modo giusto, perché ci sono delle organizzazioni che già lo fanno quello, no? Vanno nei supermercati a prendere le cose che sono vicine di scadenza, quindi c'era già una legge, speriamo che migliori la cosa. Sì, sono decisamente favorevole perché sono anch'io d'accordo che ci siano effettivamente troppi sprechi in assoluto. Se si pensa anche a tutto quello che viene avanzato dai ristoranti, la grande distribuzione, tutti questi pasti che potrebbero essere dati ai più bisognosi ma che invece purtroppo vengono buttati via anche a volte per dei cavilli, delle leggi stupide, non possono essere distribuiti. Favorevolissima, anche perché io non spreco, faccio di tutto per non sprecare, però so di questa notizia. Ad ogni modo io mi riferisco anche soprattutto ai supermercati tipo l'ipermercato e altri posti dove vedo che alla sera hanno ancora tanta roba e buttano via tutto. So che buttano via tutto e quello è vergognoso. È vergognoso anche perché c'è povera gente che magari potrebbe passare e prendersi le cose anche per l'indomani, per mangiare, per sopravvivere, anche per gli animali, per tutti. È vergognoso veramente. Quindi secondo lei l'introduzione di questa legge può far crescere la consapevolezza dei consumatori rispetto alle loro abitudini alimentari? Non lo so. Sinceramente non lo so. Chi è abituato a fare così difficilmente cambia, secondo me, però. Secondo lei questa legge può infatti far crescere la consapevolezza dei consumatori rispetto alle loro abitudini alimentari? Poco, non ci credo tanto. Come mai? Perché tutte le leggi poi trovano il modo per non seguirle, per non fare le cose. Cioè ho proprio molta sfiducia, si vede perché sono già tanti anni che vedo tutte queste cose, quindi non sono proprio sicura, ecco. Me lo auguro, sì, un po' più di consapevolezza perché effettivamente manca. Secondo lei cosa sarebbe utile fare per evitare tutti questi sprechi? Sarebbe utile fare, sì, bisognerebbe secondo me educare le persone, ma i bambini, fin da piccoli, a scuola, soprattutto a scuola, perché se i genitori sono così ben difficilmente educheranno i loro figli, soprattutto a scuola, o che con delle campagne dove sensibilizzare soprattutto i bambini, perciò un domani probabilmente saranno più consapevoli di questa cosa. Attualmente la nostra generazione penso che non abbia di risultati buoni con la nostra generazione non ce ne sia. Sicuramente parte dalla propria consapevolezza, campagne di sensibilizzazione, quelle potrebbero aiutare. E dare un aiuto alle associazioni, cioè fare in modo che le associazioni potessero seguire anche dove buttano via le arance, il latte che viene dall'estero, l'olio che viene dall'estero, che invece tutto quello in più lo potessero dare alle associazioni che si occupano di queste cose per dare da mangiare a della gente che non ne ha. Finita l'estate, parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. Da settembre riparti con noi, riparti con Occhio Pavese.